Buongiorno Libertini, bentornati sul nostro canale. Oggi vi porto all'interno di un altro club privé. Su questo canale abbiamo già realizzato un vlog all'interno di un club privé a Gran Canaria. Oggi invece siamo in Italia, nello specifico al Club Milano, che si trova per l'appunto nella città di Milano. Allora, ci troviamo oggi piove, per cui abbiamo iniziato a girare all'interno. Ci troviamo nella sala principale, ok? La sala dove, venite con me, vi faccio vedere, è ampissima ed è la zona in cui proprio si arriva e si comincia a bere, a chiacchierare, a socializzare, a ballare. Vediamo zona per zona. Allora, questa è la zona appunto per sedersi in tranquillità, sorseggiare drink e socializzare. Vi dico che di club ne ho visti parecchi e la cosa che mi ha colpito di questa zona è come sono posizionati i divani e mi piace un sacco perché sono fatti proprio in modo da poter veramente interagire con le altre persone e invece in altre situazioni, in altri locali, li ho visti magari un po' disseminati in tutto il locale e fai fatica perché ti vedi da lontano e magari sì, ti guardi da lontano, ma poi non c'è una vera interazione. Invece qua secondo me è molto molto social. Non ho potuto fare a meno di provare questi divanetti. E vi ricordo che qua stiamo visitando il Club Milano. Il loro sito è www.clubprivé-milano.com. Chiaro? Poi, qui non può passare inosservata nel bel mezzo della sala, come vedete, c'è la gabbia. Devo dire bella perché è doppia, è tipo bella grossa, e ci fanno spettacoli le performance. Ma ci salgono anche e vengono anche coinvolte le ragazze, che le lady coppia o le ragazze singole che hanno piacere appunto a ballare, a esibirsi. È molto carina, devo dire. Vi ricordo anche di venire a visitare la nostra community www.libertinequeen.com, l'unica community italiana dedicata solo alle coppie. Solo su previa verifica di tutte le coppie. Cosa si fa nella community? Si possono conoscere, si può interagire con altre coppie open mind. Mi piace un sacco anche il pavimento, lo trovo molto chic. E quella là in fondo che vedete è la postazione DJ. Ok, il DJ lo trovate sicuramente il venerdì sera e il sabato sera. Perché questo locale, dovete sapere, che è aperto 6 giorni su 7, è tantissimo per un locale, eh? Veramente ogni sera ha un format diverso e la serata, diciamo, come dicevo, venerdì e sabato è sicuramente presenza coppie, aperta anche a single, uomini e donne. E a proposito del sabato sera, solo il sabato sera avrete a disposizione per tutta la notte un buffet che trovate lì in quella nicchia. Chiaramente adesso lo vediamo vuoto, peccato perché se ci fosse stato a mangiare io una merenda me la sarei fatta. Poi alle spalle del DJ un'altra cosa interessante che non si vede, almeno io non l'ho mai vista fatta così, è la sala fumatori e la cosa carina è che dà proprio sulla pista da ballo, per cui anche se sei dentro a fumare si può guardare cosa succede nella sala principale. È carino perché solitamente le sale fumatori sono invece imboscatissime, tipo alla fine del locale, e nessuno sa più che fine abbiate fatto, cioè perdi il contatto con tutto il resto del locale, appunto. Ecco, poi, cosa principale, importantissimo, il bancone bar che vediamo qui. Ok, la postazione bar con tutti gli alcolici, super alcolici. Eccetera, molto carino, anche questa trovo molto elegante. È tutto ben, diciamo, equilibrato. I colori, il design, l'arredamento, ci piace. Saliamo insieme al piano di sopra. Da qui si accede al piano superiore. Qua c'è un piccolo disimpegno, qua come dicevo si accede all'area fumatori e saliamo. Allora entriamo subito nella stanza che ci troviamo di fronte alle scale. Chiaramente ragazzi abbiamo acceso la luce per facilitare la visione, diciamo, ok? Perché in serata con la luce è spenta, le luci sono molto più soffuse. Qui vediamo un mega lettone, zona gioco,
super bella, secondo me. Infatti è amata dalle persone. Quando ci sono i lettoni così grossi, le persone impazziscono. Poi, zona un po' più piccolina, divanetto, altra area gioco. Qua c'è la catenella che puoi chiudere per un po' di privacy, così con la cordicina le persone capiscono che non gradisci altri ingressi. Idem qui. Qua la luce è proprio buio buio, comunque c'è un altro letto, vedete? Ok, area gioco, e qua si può chiudere la porta e avere un po' di privacy. In ogni stanza avete lo spruzzino per disinfettare, i tovagliolini di carta, avete il ricamo di lenzuola, in realtà sono giù e dopo ve li faccio vedere, altrimenti li potete chiedere alla reception. Qua abbiamo i servizi. Uomo e donna, e l'altra toiletta non ve l'ho fatto vedere, al piano terra dove eravamo prima c'è chiaramente un'altra toiletta, quindi comodo perché non dovete farvi le scale ogni volta, chiaramente. Proseguiamo, andiamo nell'altra ala. Vedete anche qui in ogni angolo c'è comunque salviette, salviettine, disinfettante. Qui abbiamo un'interessante croce. La croce piace sempre, piace a tutti. Ecco, questa zona è super bella. Anche questa è una chicca che non trovate spesso nei club, anzi mai. Sì, io non l'ho mai vista. Bellissimo che hanno ritagliato questa terrazzina che dà proprio sulla sala principale. Quindi la figata è che vi mettete qui, vi dico come funziona, vi mettete qui, vi fate vedere e guardate a vostra volta cosa accade sotto, lanciate segnali e questo cubo è fatto per far ballare le ragazze, anche qui devo dire molto carino, più o meno così. E niente, quest'area diventa proprio area gioco, quindi divani, molto bella. Andiamo, proseguiamo su questo lato. Questo è il doppio ingresso alla sala che abbiamo visitato poco fa. Torniamo di sotto. Cosa si nasconde in questo angolino dietro la tenda? Andiamo a curiosare. E voilà! Allora, questo è l'angolo più un po' più kinky, chiamiamolo, perché qui dentro questa è una glory hall. Tutti sappiamo, ne abbiamo già parlato ampiamente. C'è anche un video in cui spiego cos'è la glory hall. Ebbene sì, esiste anche, è nata in altri contesti, ma esiste anche nei club privé. So cosa state pensando, tutte le fantasie stanno galoppando. E ragazzi, venite qui così provate anche questa zona. Questo divano mi sono innamorata, è tondo e è della grandezza giusta secondo me. Per non essere troppo affollato, avere la giusta privacy, ma anche diciamo un po' di trasgressione perché essendo appunto rotondo lo trovo molto carino. E questa è la dark room, invece la dark room per chiaramente è buia per antonomasia e deve essere completamente oscura. Si entra, non sai chi c'è, non sai cosa ti succederà. Sei consapevole però che ti divertirai parecchio se ti piace in questo genere di gioco, ecco, diciamo, chiaramente se ti la tenda così l'oscurità è assicurata, piace a tantissimi. Io l'ho provata solo una volta, devo dire che quando l'ho provata mi è piaciuta. Ok, torniamo nella sala principale e andiamo al piano di sotto perché il club è strutturato su tre livelli, quindi piano terra, il piano superiore che abbiamo appena visto, e adesso andiamo giù.
innanzitutto c'è subito, si trova allo spogliatoio, anche questo è super comodo, perché chiaramente potete chiedere il lucchetto alla reception e qui dentro potete cambiare e lasciare le vostre cose. Questi invece sono i piccoli armadietti nei quali si può depositare comodissimi cellulare, chiavi, insomma piccoli oggetti prima di entrare al locale. Poi si scende. Incontriamo subito un'area gioco privata, cioè nella quale si può chiudere la porta, quindi potete avere della privacy. Vedete che ci sono anche qui asciugamani piccoli grossi, disinfettante. E qui vengono riposti, ve lo segnalano, anche le lenzuola che potete cambiare, lenzuola pulite che potete cambiare voi stessi oppure chiamare qualche operatore che ve le cambi, insomma. Ancora una volta la luce l'abbiamo fatta accendere apposta per far sì che si veda meglio la struttura. Chiaramente nella serata, durante la serata, le luci sono molto più suffuse, sono quasi buie, è quasi buio. Qui abbiamo area gioco, questa è una classica area gioco da club privé. E anche qua proseguiamo con l'area gioco, molto carine. Vi dico che i lettoni così sono la cosa più comoda, il materasso è bello duro, non si sposta, cioè sono proprio perfetti per giocare in queste situazioni. Anche qui abbiamo un'altra, diciamo, forma a L anziché il classico divanotto. Per i curiosi possono mettersi qua a guardare. Qui ci sono i bagni, altri armadietti e comodissimi specchi per venire a sistemarvi. Ok, spostiamo la tenda rossa e ci avviamo in questa zona in cui c'è un bel divanetto, un'area molto intima, riservata, che può tranquillamente diventare area gioco. E qua ci sono le scale che vi riportano al piano superiore. Torniamo indietro perché vi porto nell'area riservata solo alle coppie, che abbiamo già visto, era gioco, toilette. E questa, infatti c'è il cordone che delimita l'area, è dedicata alle coppie, c'è anche scritto area coppie nel dubbio. Carinissime, lucine così, molto spaziosa. E ancora una volta vi posso assicurare la comodità di questi divani. E qui di fronte troviamo la radoccia, devo dire molto figa, belle le lucine così fucsia, belli soffioni. È quasi tutto, direi. Andiamo di sopra. Facciamo vedere questo, il dettaglio delle casse, che trovo molto questo, originale. Le casse che potete dare da tenere così. No, le trovo carine. Ed eccoci qui, abbiamo finito il nostro tour. Per tutte le informazioni riguardo le serate, i costi, i temi della serata, quando è aperto, quando è chiuso, vi consiglio vivamente di andare a consultare il loro sito www.clubprivé-milano.com. Come vi dicevo all'inizio video, è un club che lavora tantissimo, 6 giorni su 7, ogni serata a tema, è aperto sia a coppie che a single, ad eccezione di alcune serate in cui sono solo esclusivamente per coppie, ma vengono ampiamente segnalate sul loro sito. Per questo motivo vi invito a consultarlo qualora avesse piacere a venire qui. Io vi dico un'impressione che abbiamo avuto io Fausto venendo. La prima cosa a cui abbiamo pensato, che è comodissimo arrivarci, perché è veramente a meno di 5 minuti in auto dall'uscita della tangenziale est. Quindi ci si arriva molto agevolmente e ha degli spazi enormi, ha un
un ottimo potenziale proprio per potersi appartare, stare in gruppo. Ci piace, lo promuoviamo a pieni voti e fateci sapere se venite a farci un giro. Grazie per aver guardato il nostro vlog. Seguite, vi ricordo come sempre, il nostro canale YouTube cliccando il tasto iscriviti e attivate anche la campanella delle notifiche. E un bacione dalla vostra regina libertina, mia. Mua!